Si sente sempre spesso dire la magia del suono. Però questo non è un concetto così banale, un semplice modo di dire. Il suono ha effettivamente qualche cosa, una verità straordinaria, magica. Ed ora, con questo breve video, vi farò vedere, vi farò capire che cosa accade nell'ambiente quando ascoltiamo una canzone. Parliamo anzitutto della dottoressa Ulrike Granhoger, ricercatrice, scrittrice, membro di spicco della Hartak Academy for Future Science, dove è stata coinvolta nella traduzione e pubblicazione di numerosi testi biblici e sulla cosmologia, sui testi di Enoch e le chiavi di Enoch in particolare. Dopo questi studi, la Ulrike si è quindi specializzata nello studio dell'acustica applicata al calcolo quantistico ed è riuscita, grazie ai suoi studi, a dimostrare la coerenza biofotonica e acustica della emotività umana, nonché del funzionamento della stessa genetica e della risonanza del DNA con le dinamiche acustiche dell'ambiente. Pertanto, il video che ora vi mostro non è una rappresentazione casuale o psichedelica, come si potrebbe supporre, dell'acustica e del suono, ma rappresenta esattamente come le onde acustiche si sviluppano nell'ambiente in modo geometrico, secondo la scienza della frattalità applicata in questo caso alla cinetica. In questo modo viene dimostrato come le coerenze vibrazionali della musica e del suono si muovono effettivamente nello spazio fino a saturarlo, lasciando addirittura una traccia persistente nel tempo anche ad esecuzione terminata. Una traccia che possiamo definirla fantasma, che si può ritrovare e registrare ricostruendo il suono originale. Per la realizzazione del video è stata utilizzata una canzone della cantante Lovelace. Una bravissima cantante e un bellissimo brano. Buon ascolto.